Naturalmente la democrazia, la conquista di nuove libertà è contrariamente a quello che sostengono molti ideologi o molti poeti, la cosa meno spontanea che ci sia. La cosa più spontanea in una società organizzata, come in un'associazione, come nel sindacato, è la burocrazia, non è la democrazia. Sì, l'esercizio della democrazia ha bisogno di essere continuamente rialimentato di nuovi motivi, di nuovi obiettivi che diano ragione dei diritti, delle libertà conquistate, anche per fare fronte ai problemi sempre nuovi che la società e la realtà presenta. La tensione si abbassa, l'organizzazione si ripiega su una routine che diventa sempre più burocratica e si distacca poi dalla gente in carne ed ossa, dai loro problemi. Questo è accaduto quando, di fronte a un grande processo di ristrutturazione che l'industria italiana ha attraversato, il movimento sindacale si è trovato impreparato nel costruire una piattaforma che fosse adeguata a quei tempi. Ecco perché la Fiat ha vinto. Ha vinto quando è riuscita a dividere gli operai che restavano nei suoi stabilimenti dagli operai che erano condannati alla cassa integrazione o al licenziamento. E il sindacato ha perso perché non è riuscito a mantenere uniti tutti questi lavoratori, non soltanto sulla difesa dei posti di lavoro, ma su delle grandi proposte alternative a quelle che l'azienda rappresentava. E io ho vissuto drammaticamente quei giorni. Si è parlato molto della marcia dei 40.000 quadri che avrebbe segnato la sconfitta del movimento sindacale. Io non ho avuto questa impressione. Io ho vissuto i giorni, le settimane precedenti alla marcia dei 40.000 e ho visto sui cancelli c'erano pochi lavoratori aggrappati nel tentativo di bloccare l'ingresso della maggioranza dei lavoratori verso il posto di lavoro, e questa maggioranza stava dall'altra parte della strada a aspettare soltanto il momento in cui potevano entrare. Era già consumato un divorzio all'interno della classe lavoratrice che è stata la vittoria del padrone.